Primo weekend di lockdown dopo l'entrata in vigore del nuovo DPCM per il contrasto al Covid da nord a sud dell'Italia, divisa a colori, fa i conti con le nuove misure. Boom di contagi, quasi 38.000 in 24 ore, mai così tanti morti dallo scorso aprile. Sono 446. In 10 giorni sforata la soglia critica dei ricoveri. A Milano crescono i timori tra chiusure e file per i tamponi, annunciate nuove manifestazioni a Torino e in Calabria consiglio regionale straordinario contro la zona rossa. È morto Stefano Dorazio, il batterista dei Pooh, 72 anni, ricoverato da una settimana, aveva il coronavirus sul quale aveva da poco scritto una canzone. Continua la conta dei voti per l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Biden sempre più vicino alla vittoria, i numeri sono chiari, dice, Trump non si arrende, annuncia battaglia legale. Buongiorno dal TG2, l'Italia dunque si lascia alle spalle la prima...